bisogna riportare in strada e nelle istituzioni dignità, rispetto e tutela per chi indossa una divisa. Perché tu puoi essere super pagato, ma se vai in strada a rischiare la vita, esci dalla caserma per rischiare la vita, quando sai che alle spalle nessuno ti difende, anzi, se fai il tuo lavoro magari ti indaga pure, è finito lo stato di diritto. Quindi, però quando in una mattina normale, in un paese normale, la domanda che ti fanno è però non è eccessivo difendersi in casa propria? Ragazzi, siamo sulla luna. Se è eccessivo difendersi, io ho incontrato un mese fa le figlie dei due anziani coniugi massacrati di botte e uccisi in Sicilia, perché non si sono difesi, non sono indagati per eccesso di legittima difesa o omicidio volontario, però sono sotto 2 metri di terra. Quindi già il fatto che ci sia il dibattito su quanto è lecito difendersi ci dice che non siamo un paese normale, perché il paese più armato, fra virgolette, in Europa è la Svizzera. 8 milioni di abitanti, 4 milioni di armi, ed è un paese neutrale, civile, pulito, sicuro, dove non è che a Zurigo, a Chiasso si prende una pistolettata in mezzo alla strada. Però i malintenzionati sanno che in una casa su due, se sbagliano, rischiano di pagare. E quindi io non invito, ognuno deve fare il suo mestiere, quindi l'ordine pubblico dovrebbe poter essere tutelato da chi indossa una divisa, ma siccome spesso e volentieri anche chi indossa una divisa non è messo in condizione di fare appieno il suo mestiere, perché io conosco la situazione di Milano, e dove è drammaticamente ripetuto e frequente il fatto che colui che è arrestato il giorno prima, perché abbiamo la giustizia più incredibile del mondo, te lo ritrovi nella stessa piazza a spacciare la stessa roba il giorno dopo. E quindi, al di là delle, qua non servono leggi nuove, riforme, servirebbe il buonsenso, servirebbe applicare anche in Italia il buonsenso. E nel dubbio, io istituzione sto con chi porta una divisa, perché se ho il dubbio se ha ragione il rapinatore o se ha ragione la gente in divisa, io istituzione il dubbio non ce lo devo avere. Se ogni tanto qualcuno in divisa sbaglia, paga come tutti gli altri esseri umani, però non è che quel qualcuno possa e debba coinvolgere anche tutto il resto del mondo, perché è troppo facile tirare fuori due casi in cui evidentemente qualcuno ha sbagliato per mettere in un angolino in difficoltà chi invece fa un lavoro come il vostro. Quindi contateci, non abbiamo paura di farci sentire, di quello che diciamo e facciamo non lo facciamo per un voto in più o in meno, perché se dovessi parlo per un voto in più o meno, magari ogni tanto avrei convenienza a tacere. Però io, se sento che qualcosa è giusto, non taccio, perché non ritengo che sia un momento in cui il silenzio, anzi il silenzio in questo momento è complicità. Lo diceva, lo scriveva Fallaci, ci sono momenti della storia in cui chi tace è complice, e quindi per il solo fatto che voi siate qua io vi ringrazio, perché qua non ci sono complici disposti a tacere pur di fare carriera. Io ci sono, se avete bisogno. Se avete bisogno.